Pierè, Pierè. C'è il a questo. A sinistra, a sinistra! Abbastanza bene, ma non è ancora finita, eh! Siete arrivati fino al gambero rosso! Fino al gambero rosso, da quelle parti là! E siamo tornati. Com'è stata la voce di Enzo Colossimo? Bene, tranquilla. Sempre come al solito, sempre disponibile, abbastanza bene. Anche perché mo si continua con i percorsi sensoriali e i giochi per gli ipovedenti. Non vedenti, ipovedenti e normodotati. Cioè tutti quanti verremmo bendati con i percorsi sensoriali a cura della Hermes Sport di Danilo Ruggiano. Quindi vi divertite? Sì. L'importante è divertirsi. L'importante è divertirsi, stare insieme, ne approfitto perché noi siamo giunti alla quinta edizione e l'iniziativa sta crescendo, per cui speriamo di aumentare sempre più. Peccato per coloro che dovevano venire, però per altri motivi non sono potuti venire, per cui speriamo di essere ancora più numerosi il prossimo anno. Oggi, e lo dicevo sulle barche con i walkie talkie, Crotone e la Costa Azzurra non c'hanno niente da spartirsi, sembriamo la stessa cosa, forse noi siamo un pochino più friendly, come si dice, È andata benissimo, come tutti gli anni, come tutte le manifestazioni che facciamo per fare capire a tutte le persone che noi non siamo un peso per la società, noi siamo quelli che i più combattenti, quelli che vediamo col cuore, no, con gli occhi, e ogni anno è una festa per noi che facciamo, gli diciamo a tutti quanti che siamo sempre presenti e non molliamo mai. Sentite con l'emozione, sì. Vedete con l'emozione. Sì, sì. E sì, poi sì. Con la voce dell'amico Enzo Colossimo. Che bellissima, che ci guida su tutte le cose. Ed è una bella esperienza e che noi facciamo. Ci vediamo il prossimo anno, sempre qui, con questo bel caldo finché che ci abbraccia. Il nostro Signore ci dà il respiro, noi saremo sempre presenti. E quindi al prossimo anno. Al prossimo anno. E per finire, come si dice? Forza Crotone, forza Omero e forza tutti. Tutti noi. Sempre. E speriamo che con un nuovo campionato possiamo capire anche come società calcistica siamo temibili. Soprattutto forza Crotone. Forza Crotone, voglio arrepiatere. Dai, muovete. Alla volta, state. Già bello. Perfetto, fine. Okay. Come sta andando questo percorso sensoriale? Non è facile fare la guida perché bisogna entrare in simbiosi con chi ovviamente viene accompagnato, però dai, è una bella esperienza. E non è difficile, vero? In questo momento. Okay. Indovini tutto, come da Mike, buongiorno. È stata una novità, il percorso sensoriale, ed è andato abbastanza bene. Tutti quanti siamo stati bendati, ovviamente uno per volta. Abbiamo dovuto indovinare. Tramite l'olfatto, anche il tatto. L'olfatto, sia col tatto, cosa avevamo, sia per tra le mani sia sotto i piedi, perché c'erano delle vaschette a terra con del materiale dentro, noi dovevamo scoprire che cosa c'era.